Ben ritrovati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Sono Chef Alex, intanto ti ringrazio per aver cliccato su questo video e ti ringrazio per essere proprio tu. Ieri, per chi ha visto il video che ho fatto del cotechino un po' diverso dal solito, avevo comunque promesso che avrei fatto anche un video delle lenticchie classiche, perché il video del cotechino l'ho fatto accompagnato in modo un po' figo. Se te lo sei perso, ti metto il link così poi in descrizione puoi andarlo a vedere. Lenticchie classiche, però anche qua ci sono le varianti, quindi io andrò a farle come piacciono a me e però durante i passaggi vi dirò anche qualche informazione tecnica in più, per esempio sull'utilizzo delle erbe aromatiche, perché vedo tanti errori, soprattutto l'alloro, poi vediamo perché. Quindi io andrò a farle non con l'acqua bollente, ma con un brodo vegetale, quindi mi serviranno carote, sedano, cipolla, sia per il brodo sia per il soffritto dove andremo a mettere le lenticchie. Per quel che riguarda la cottura posso mettere dei pomodorini, ma io preferisco mettere della passata. Lenticchie, queste sono quelle secche che vanno messe in ammollo, controllate sulla confezione. Ci sono quelle che vanno messe in ammollo, io le ho messe già ieri, mentre avevo messo in ammollo anche il cotechino. Ci sono quelle che bastano qualche ora o quelle che vanno solo sciacquate e filtrate. In qualsiasi caso vanno sempre sciacquate e poi filtrate. Uno spicchio d'aglio, pepe, sale fino, olio extravergine d'oliva, mi raccomando, buono. Questi gli ingredienti che utilizzo io. Come dicevo, appunto, tanti usano erbe aromatiche, ma ognuna può portare dei difetti. Anzi, smarchiamola subito. Rosmarino, se io metto il rametto di rosmarino, con la cottura lunga diventa molto amaro e non solo, gli aghetti si staccano e rischiamo poi di trovarceli in bocca. Se però vi piace, allora metteteli. L'alloro non è un'erba aromatica, come sapore dà veramente poco. L'alloro si usa nella cottura di piatti grassi, soprattutto con le carni, perché ha una proprietà, quella di trasformare i trigliceridi in grassi monoinsaturi. Tradotto, rende i grassi più digeribili, quindi l'alloro è in accompagnamento a cibi grassi. Le lenticchie, signori, cioè, però in tante ricette tradizionali delle lenticchie si mette dentro l'alloro. Si può fare, ma è assolutamente inutile. Detto questo, anche la salvia tende in cottura a diventare un sapore forte, a volte anche quasi amaro, per cui anche con quella ci andrei leggero, io la evito del tutto. Questo è quello che io concepisco dal punto di vista delle erbe aromatiche, le ho studiate, le conosco molto bene, cerco di utilizzarle correttamente nelle situazioni giuste. La tradizione, purtroppo, come dico sempre, i nonni non avevano studiato e quindi porta dietro tanti errori la tradizione della cucina italiana. Quindi abbiamo parlato degli ingredienti, mi hanno detto un po' tutto. Brodo, carote, sedano, cipolla, tra il taglio grossolanamente, acqua, quando arriva a bollore andiamo a salare con un po' di sale grosso, lo lasciamo andare un'oretta e poi lo filtriamo. Una volta che ho pronto il brodo, poi vediamo tutti i passaggi invece per partire con le nostre lenticchie. A dopo, quando è pronto il brodo. Arrivato a bollore, andiamo a salare. Abbasso un po' e lasciamo sobbollire. Un'oretta, poi lo filtriamo e vediamo i passaggi successivi. Qua ci siamo, è passata un'ora, filtro e sposto sul fornello più piccolo. Ce lo teniamo in caldo e partiamo adesso qua. Quindi accendiamo, diamo un bel giro d'olio al trito, lo spicchio d'aglio e andiamo a rosolare il trito. Ok, dopo aver fatto rosolare un 5 minuti, tolgo l'aglio che ha fatto il suo lavoro e vado a mettere
lenticchie. Vado già a mettere anche un pizzico di sale, una grattata di pepe e un pochino di passata, un paio di cucchiai, poi anche qua a gusto. E lo facciamo andare un paio di minuti. Passati un paio di minuti, sono a fuoco praticamente lieve, quasi al minimo. Cominciamo a mettere il brodo. A coprire. Alzo appena appena, diciamo, dobbiamo vedere giusto delle lievi bollicine. Ok, così è perfetto. Copro. Ora, tempo di cottura un 30-35 minuti. E curiamolo, giriamo ogni tanto, se in base alle lenticchie, anche del tipo, ci sono lenticchie che assorbono più acqua, altre meno, per cui curiamo. Nel caso teniamo sempre con un goccio di brodo tutto bello umido, in modo che non rischiamo che si attacca al fondo. Intanto ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram, dove trovi tanto umorismo nel mondo della cucina, oltre a tutti gli spoiler e le anticipazioni di quello che porto qua sul canale. Mi puoi seguire anche sul mio sito internet, chefalex.it, dove trovi tutti i prodotti, gli strumenti, gli utensili che uso, come li trovi anche qui sotto in descrizione, per procurarti con un clic qualsiasi cosa ti serve e anche con i codici di sconto Amazon. Oltre a sul mio sito trovi anche tutte le ricette organizzate per playlist, antipasti, primi, secondi, ricette per le feste, e quindi puoi seguirmi anche lì. Ci vediamo tra un 30-35 minuti. Ok, quando mancano un 5 minuti, via il coperchio. Questo per essere sicuri di avere la consistenza giusta, quindi un po' come il risotto. Dobbiamo controllare che non sia attaccato, che non si attacchi, ma neanche che navighi nel brodo. Quindi direi che ci siamo, verso gli ultimi 5 minuti. Per sicurezza possiamo anche assaggiare la consistenza delle nostre lenticchie, che scottano ovviamente. Niente, 30 minuti ci siamo. Spengo, sono perfette. E andiamo a impiattare. Il nostro piattino di lenticchie è pronto. Andiamo a tavola per la prova dell'assaggio. Benvenuti a tavola con me per la prova dell'assaggio. Io intanto ti ringrazio se mi hai seguito fino a qui. Ti ringrazio se metterai un bel like a questo video se ti è piaciuto e se lo condividi con i tuoi amici. Ti ringrazio se sei iscritto al canale o se lo farai dopo aver visto questo video, attivando anche la campanellina per non perderti, per ricevere le notifiche e non perderti tutti i prossimi video che arriveranno con l'anno nuovo. Io approfitto intanto per rinnovare i miei auguri che ho già fatto nel video precedente del cotechino, ma se magari non l'hai visto ne approfitto adesso, di buon anno, che quest'anno ti porti tutto ciò che desideri. E andiamo adesso ad assaggiare questo piatto emblematico, si dice di buon auspicio, anche se ormai sappiamo tutti che il discorso che le lenticchie portano soldi saremmo tutti straricchi, ma fa niente, ma è tradizione di questo contorno squisito nella notte di San Silvestro. E andiamo ad assaggiare, ovviamente, come ho detto all'inizio, tutte le varianti. Non volete sentire, vuoi sentire di più il sapore della lenticchia, non mettere il pomodoro e salsa, così invece è più saporito. Ma ripeto, varianti e gusti, anzi fammi sapere nei commenti, scrivimi
Se hai provato questa ricetta, anzi, provala, perché magari ti può piacere. O se invece hai una tua preferenza, qual è? Andiamo a sentire un po'. Sicuramente fatte così, belle saporite, accompagnate a un buon cotechino. Beh, non puoi che iniziare l'anno nuovo col sorriso. Io ti ringrazio e noi ci vediamo alla prossima videofigata di Chef Alex con l'anno nuovo. Buon appetito! Ciao!